ancora là. Ma sono molto contento di essere tornato qui prima di tutto, poi per scelta personale perché volevo dare continuità comunque alla stagione che abbiamo fatto l'anno scorso. Rimane un po' l'amaro in bocca per quello che abbiamo perso comunque nella finale, però spero che la giustizia ci ridarà quello che meritiamo, ma al di là di quello comunque se faremo la Serie C ripartiremo comunque con grandi motivazioni. E ti torni con una squadra rinnovata in parte, insomma tra i nuovi acquisti c'è qualcuno che ti ha sorpreso particolarmente, insomma diciamo che forse dal punto di vista puramente tecnico il tasso l'anno scorso è elevato, insomma è arrivato Arrigoni, è arrivato Aramo, adesso è arrivato Cesarini, insomma che impressioni hai su questa nuova rosa? Sì, i nomi che hai fatto tu sicuramente sono tutti giocatori di qualità, come Arrigoni, Aramo, Cesarini, sono giocatori che sicuramente possono alzare il livello tecnico della squadra. Comunque la squadra era già competitiva, anche prima con questi nuovi innesti secondo me possiamo fare un'ottima stagione. Senti, il centrocampo però è rimasto praticamente lo stesso, sì, il centrocampo è forse un aiuto in più. Sì, sì, sicuramente sappiamo già quello che vuole il mister, quindi comunque è un vantaggio ripartire con lo stesso centrocampo dell'anno precedente. Sono arrivati due nuovi ragazzi, comunque Sbrissa e Arrigoni sono due ragazzi nuovi e secondo me ci daranno una grande mano. Senti, durante diciamo descriviamo il mercato estivo del Siena come una linea temporale, possiamo dire che c'è un pre e un dopo acquisto di Gerli, perché insomma era un momento difficile, situazione di pescaggi sempre molto incerta, poi è arrivata la notizia del tuo acquisto e i tifosi del Siena insomma si sono un po' entusiasmati di nuovo. Senti un po' te questa responsabilità, cioè già l'anno scorso eri diciamo pupillo dei tifosi e sei ancora giocatore su cui probabilmente la tifosia ha più aspettative. Ma no, non sento nessuna responsabilità in particolare, comunque mi fa piacere questo che hai detto tu, però mi metto anche un po' nei panni dei direttori, comunque non è facile lavorare non sapendo la categoria, comunque il mercato si è sbloccato da quando sono arrivato io perché comunque è stata una linea temporale che era dettata dalla fine del mercato della Serie B, quindi probabilmente da lì in poi si sono aperti delle possibilità per alcuni giocatori. Personalmente sono contento e basta che comunque la città è molto felice comunque del mio ritorno e spero di ripagarla con le prestazioni sul campo. Tra l'altro un contratto di 4 anni, insomma una bella fiducia, una sorpresa. Sì, ringrazio la società che per questo investimento che ha fatto su di me e spero di ripagare anche loro sul campo dell'investimento che hanno fatto e cercando di toglierci delle grandi soddisfazioni tutti insieme. Senti, quanto è contata? Ma non lo so sinceramente, io sarei tornato a Siena sin da subito, poi ci sono state comunque delle situazioni diverse, ho provato comunque a fare il salto di categoria se era possibile, non c'è stato, comunque Siena non è assolutamente un ripiego e sono contentissimo di essere rivenuto qui. C'è fiducia per la sentenza venerdì tra di voi? Ma noi non ne parliamo, ci stiamo allenando molto serenamente e poi quello che ci riserverà la sentenza del 7 lo vedremo comunque. Mi auguro che la giustizia farà le scelte giuste, insomma. Ecco, da questo punto di vista, cioè, secondo posto un punto da Livorno, finale persa al Cosenza con molte defezioni e molte assenze, anche se arrivasse ai ripescaggi comunque c'è la sensazione che sarebbe una promozione meritata fondamentalmente. Io penso che comunque ce la siamo meritata sul campo, perché comunque abbiamo fatto una stagione importante, siamo una delle poche seconde che hanno lottato fino alla fine dei tre gironi dell'anno scorso. Siamo arrivati alla finale playoff, secondo me siamo stati la squadra della Serie C che merita di più ripescaggio.